grande piacere tornare ad ospitare qui nel salottino di Sanremo di Radio Bruno Gaemon. Ciao, ben ritrovato. Ciao, come va? Mi spiace che ci vediamo a distanza quest'anno. Dispiace anche a me, perché devo dirlo, lo dico da donna, che la tua compagna non me ne abbia, ti prego. Sei in formissima, capello lungo, tutto dimagrito, tutto un figaccione. Ma com'è quest'anno che così avevi voglia di... Ma sì, dai, c'era tanto tempo durante il lockdown. A quel punto ho detto addominale dopo addominale, pressione dopo pressione, e poi eccomi qua. Sei in formissima, quindi a parte questo, noi non vediamo l'ora di sentirti cantare la tua canzone. Già il titolo è un po' tutto un programma, Momento Perfetto. Ce ne vuoi parlare? Allora, Momento Perfetto è prima di tutto la canzone che spero cantino gli altri dopo che l'ho cantata io, perché io l'ho scritta e la eseguo, diciamo, dal vivo stasera, ma in realtà spero che diventi della gente. Una canzone molto allegra, presa bene, energica. Spero che c'è quanta più gente possibile se la metta come sveglia del telefono, sai, proprio la canzone con cui ti vuoi svegliare, perché l'ho scritta prima di tutto non pensando che sarei venuto a Sanremo. È una canzone che ho scritto così un giorno ed era così piena di energia, così spontanea. Bah, potrebbe essere utile per suonare la carica quando magari inizieremo a sperare per, diciamo, un momento migliore. Non avevo voglia di fare, già attorno l'atmosfera era pesante, quindi non volevo musica pesante, volevo fare qualcosa di molto positivo. Quindi un po' di leggerezza sul palco dell'Ariston, che però ti vedrà, come poi tu ti vedrà tutti gli altri, esibirti davanti a una platea vuota. Come pensi di affrontare questa situazione? Ma io me la cavo con una battuta, dico: guarda, ai miei inizi ho cantato in un sacco di locali vuoti, quindi la cosa non mi spaventa particolarmente, mi sono fatto le ossa. Ovviamente no, il pubblico manca, ma sai in cosa manca? Non è tanto che manca l'applauso per farti dire bravo dalle persone, quello si può anche superare. Il pubblico manca perché a volte l'applauso, quando arrivi e quando te ne vai, è anche un saluto, è una maniera proprio per accompagnarti e per salutarti, e quindi manca quell'affetto delle persone. E niente, uno dovrà un pochino immaginarselo e un pochino fare come se le persone ci fossero. Lavoreremo tanto di immaginazione tutti. Alle tue spalle c'è la copertina dell'album che esce nei prossimi giorni, ma c'è un parallelismo tra il gatto, a parte che voglio sapere se è tuo oppure se è un gatto di scena. C'è un gatto che hai chiesto in prestito perché volevi fare appunto questo parallelismo. È un gatto di nome Jamie, chiesto in prestito perché io ho un cane di nome Tonino e sarebbe troppo geloso ad avere un gatto, anche se sentirebbe la competizione. Il disco si chiama E vissero feriti e contenti, e il gatto simbolicamente rappresenta un sacco di cose, no? Cioè, i gatti si dice che hanno sette vite, sono gli animali, sono comunque dei felini, quindi sono belli graffianti e pronti a scattare, però dall'altro lato sono degli animali caldi, no? Che stanno così sulla pancia, coccolati. Il gatto significa veramente tante, tante cose, volendo, e sono anche degli animali che in fondo cascano sempre in piedi, i gatti, no? Sembrano non cadere mai, anche se camminano sul ballatoio. E quindi lo sentivo come un animale simbolo per questo disco. Ok, cambio un attimo argomento, passando a parlare dei social, perché te lo devo dire, mi hai fatto stradivertire con i video per raccogliere voti, televoti. Quindi è giusto che anche Radio Bruno ti dia questa opportunità. Sfrutta pure il mezzo, come tu hai chiamato, dunque ricordo, la zia in Australia. Ma era vera, scusami, era vera? La zia in Australia era assolutamente vera, la mia zia Maria è assolutamente vera, vera. La sorella di mia nonna Mafalda. Quindi... Perfetto, quindi lì abbiamo raccolto giustamente i voti degli australiani, delle tue ex fidanzate, di quello con cui hai giocato a calcetto, insomma un po' tutti. Ecco, pronti, c'è la telecamera per te, per raccogliere anche il televoto degli ascoltatori di Radio Bruno, quindi... Sentiti lì. Vado, allora mi autopromuovo a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Bruno. Vi dico, allora, Gaemon, la canzone è il momento perfetto, mi dovete votare perché la canzone è bella, ma se non vi piace la canzone sono bello io, ma se non vi piaccio io sappiate che parlo inglese correntemente, uso computer, diciamo, discretamente,
e parlo anche italiano, però quello un po' meno peggio dell'inglese, e già questo mi dovrebbe far entrare nei vostri cuori. Se questo non vi andasse bene, sappiate che sono alto e anche molto simpatico. Se non mi andasse bene questo, sappiate che mi piace molto Radio Bruno e mi piacete voi. Perfetto, io voglio dirtelo, ma forse te l'hanno già detto, forse hai esperienza che io non so, sei portatissimo per cioè hai dei tempi pazzeschi, sembri uno che ha studiato, non so, teatro. Hai fatto qualcosa di cui io non so perché sono ignorante io? No, è spontaneo. Ti devo dire la sincera verità che sono un grandissimo appassionato di comici e di comicità. È una cosa che ho sempre, però da ascoltatore, è una cosa che ho sempre guardato con attenzione, ho sempre osservato. Poi gli altri tempi me li ha dettati il palco, ho imparato, diciamo, magari a parlare con i tempi del palcoscenico. Molto molto piacevole scoprirti anche sotto questo punto di vista. Facciamo un saltino avanti alla serata di giovedì, dove tu ti fai accompagnare da un plotone, che sono i Neri per Caso, e tanto per renderla facile decidi di fare un bel medley, così, proprio una cosa complicatissima. Passiamo attraverso un bel po' di canzoni, facciamo Le ragazze di Neri per Caso, che quest'anno fa 26 anni, diciamo, dal momento in cui ha vinto Saremo Giovani. Poi c'è Donne di Zucchero, c'è Acqua e Sapone degli Stadio, c'è la canzone del sole di Lucio Battista. Guarda, ho avuto il dubbio. Ho deciso di unirle perché fondamentalmente erano tutte canzoni che a me mi comunicavano qualcosa musicalmente. E poi erano canzoni che ognuna a loro modo aveva un bel ritmo. Se pensi alle ragazze per Caso, se pensi a Donne di Zucchero, se pensi a Bionde Trecce, gli occhi azzurri, e poi sono tutte cose che ti fanno fare un pochino così con la testa, ti fanno vedere un po' di sorriso, voglia di muoverti, perciò le canzoni sono unite anche per quello, musicalmente parlando. Ma tu suonerai come Neri per Caso? Questo lo scoprirete giovedì, però vabbè. La performance è una performance divertente. Diciamo che ecco, è proprio una performance. Ecco, diciamo che sul divertente ci hai già convinto prima quando ti sei autopromosso, quindi direi fantastico. Ultima battuta, siccome sono usciti, è uscito l'ordine da poco, l'ordine di esibizione di questa sera, se non ricordo male sei nono. Che non so che ora voglia dire, non so se tu più o meno la sai, come la vedi? No, bene, insomma, poi visto che siamo contenti. Devo dire che l'altro Sanremo ero uscito per terz'ultimo ed era credo mezzanotte e 45, e la prima serata, ma ricordo anche che Mahmood era ultimo alla prima serata, quindi in realtà conta a bagnare l'esordio bene, quindi cercherò di arrivare molto concentrato e vi bevo un paio di caffè. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per l'esibizione di questa sera, un grande abbraccio Gaemon, Gianluca, stavo dicendo come tua zia ti chiamo, grazie mille Gaemon. Un abbraccio grande, ciao. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore,